Buongiorno da BTV News. Oggi 16 aprile è Santa Bernadette Soubirous. È inoltre la Giornata Mondiale della Voce, un evento ormai consolidato a livello planetario in cui tutte le componenti sanitarie e non solo si occupano di ciò che riguarda il benessere della voce. Questa ricorrenza, nata per sensibilizzare sull'importanza del benessere delle corde vocali nel 1999 in Brasile, grazie a un'iniziativa che coinvolse studiosi del linguaggio, medici e insegnanti di canto impegnati nella divulgazione a beneficio del resto della popolazione a proposito delle alterazioni della voce. Il successo ottenuto in Sud America ha fatto sì che l'iniziativa venisse estesa nel resto del mondo. La voce è un suono prodotto dal passaggio dell'aria nella laringe, che provoca la vibrazione delle corde vocali. Queste ultime sono ospitate da un organo chiamato glottide, che si chiude durante la fonazione. Per parlare però non basta la semplice vibrazione delle corde vocali, infatti, perché sia definibile voce, il suono deve essere prodotto con un lavoro congiunto di corde vocali, labbra, denti, lingua, ugola e faringe. Il regista di tutto è il cervello. Nessuna voce è uguale a un'altra. Le caratteristiche genetiche influiscono a tal punto da renderla spesso molto simile a quella dei genitori, anche se il carattere è diverso. La voce inoltre cambia anche molto col passare dell'età. Molto spesso non abbiamo la nostra voce e la spiegazione sta tutta nella fisica. Le voci degli altri attraversano l'aria, arrivano alle nostre orecchie seguendo un percorso netto. La nostra invece deve oltrepassare una serie di barriere fisiche, per questo ci appare meno pulita e piacevole da ascoltare. Per lo stesso motivo non apprezziamo la nostra voce registrata.